scritto il primo principio, diciamo proprio una relazione ovviamente soltanto per ed esclusivamente per sistemi chiusi, poi ritorneremo sul primo principio per stare, dando ovviamente introducendo la grandezza energia interna e fornendo ovviamente dei dettagli su quelli che erano le modalità di trasferimento di energia in modo calore e in modo lavoro in un sistema. La modalità, diciamo, di trasferimento di lavoro per un sistema chiuso in modo reversibile era il lavoro di variazione di volume, e abbiamo attraverso la convenzione del segno abbiamo detto che poi in questo sistema consideravamo Q come la quantità totale netta che fluisce attraverso questo sistema, e quindi se il nostro sistema interagisce con più sorgenti, quindi una che fornisce una certa quantità di ingresso, l'altra con una certa quantità di uscita, il calore Q, la quantità di calore Q, non era nient'altro che la sommatoria di tutte le quantità in ingresso meno la sommatoria di tutte le quantità in uscita, quindi è il calore netto che veniva fornito, diciamo, al nostro sistema durante la trasformazione. Allo stesso modo per L, L non è il lavoro, diciamo, singolo, è la sommatoria di tutti i lavori in uscita meno la sommatoria di tutti i lavori in ingresso. Quindi abbiamo scritto questa equazione, questa funzione l'abbiamo scritta in due modi diversi, sia come equazione di bilancio, quindi come sommatoria di Q ingresso più sommatoria degli L ingresso più, anzi, uguale, abbiamo levato i termini di generazione, quindi diciamo già scritta nella sua versione finale, più sommatoria di Q più sommatoria di L in uscita uguale, più ancora di delta U, quindi l'abbiamo scritto sia come bilancio di energia sia come invece in una funzione, una forma compatta attraverso la relazione che vedete qui sotto. Ora il primo principio ci spiega tantissime cose, cioè soprattutto si basa sul fatto che l'energia interna, in generale l'energia è una grandezza conservativa, quindi può cambiare forma l'energia, ma non può essere distrutta né generata. Allora, questo aspetto importantissimo della termodinamica però non spiega tutto quello che a noi serve nelle trasformazioni termodinamiche che andremo a studiare. Non solo, non spiega neanche qual è la qualità dell'energia. Noi questa relazione l'abbiamo scritta in due modi, l'abbiamo scritta in questo modo, ma l'abbiamo scritta anche in quest'altro modo. Cioè questa era una forma, vi ricordate? È una, diciamo, una sotto, diciamo, una forma semplificata in cui abbiamo detto è uguale all'energia chimica, l'energia potenziale, più l'energia cinetica, più l'energia chimica, più l'energia nucleare, punti di puntini, più l'energia interna. Bene, abbiamo detto che quando tutte queste quantità di energia restano costanti, possiamo scrivere il primo principio non come delta E uguale a Q meno L, ma come delta U uguale a Q meno L, giusto? Altrimenti dobbiamo scrivere la forma più generale, che è delta E uguale a Q meno L, questo più delta E scritto qui. Queste erano le due formulazioni che abbiamo scritto nella precedente lezione. Ora, il problema è duplice, ascoltatemi bene perché questo, diciamo, sono alcuni concetti che possono sfuggire in prima battuta, quindi bisogna fare molta attenzione. Il primo discorso è che tutte queste energie che ho scritto qui sono equivalenti l'uno con l'altro, cioè posso tranquillamente trasformare una quantità in un'altra senza nessun problema? Quindi la qualità dell'energia. Cioè, se l'energia ha una qualità e quindi ci sono delle energie più pregiate, altre meno pregiate, oppure sono tutte sullo stesso livello. Quindi posso fare qualunque trasformazione di un'energia in un'altra energia, in un'altra energia e viceversa. Già ovviamente l'evidenza ci dice che questo non è vero. L'altra volta abbiamo fatto un'esperienza, che era l'esperienza, vi ricordate, con il grave che stava qua, con una puleggia, abbiamo detto qua c'è l'elettromalelica, io fornivo lavoro al sistema, diciamo, ovviamente c'era un'energia potenziale, si trasformava in energia cinetica, energia cinetica si trasformava in delta U e poi cosa? E questa U poi resta così, non è che la posso ritrasferire e dico adesso, diciamo, abbassa la temperatura del mio sistema e si rialza la cordicella, non si rialza, giusto? Quindi già questo ci dà evidenza che in questa somma
le diverse quantità di energia non sono tutto sullo stesso piano. Quindi il primo problema è ovviamente questo. C'è un altro problema anche, che magari ci è sfuggito l'altra volta, ma che resta come aspetto importante nelle trasformazioni termodinamiche. Allora, supponiamo di avere, un'altra volta anche vi ho fatto quest'altro esempio, se non ricordo male. Supponiamo di avere un sistema composto, isolato, va bene? Quindi un sistema composto isolato, fatto di due sottosistemi A e B, è isolato, quindi mettiamo, lo tratteggiamo semplicemente per ricordarci che se isolato non può apparire rigido e fisso e quindi non può, diciamo, scambiare energia in modo lavoro con l'ambiente esterno e non può scambiare energia in modo calore, quindi è isolato dal mondo esterno e quindi lo simboleggiamo in questo modo. Ora, se io, supponiamo che questo sistema sia, ci sia del gas piuttosto che del liquido, piuttosto che del vapore, che non ha importanza la sostanza, importanza invece sono importanti le proprietà termodinamiche che, diciamo, hanno i due sottosistemi. Ebbene, se questo è a elevata temperatura e questo è a temperatura più bassa, se io qui in mezzo rimuovo il vincolo di adiabaticità invece di metterci l'isolante, ma secondo voi l'energia si trasferisce da A a B o da B ad A? Allora, questa relazione qua non ci dice assolutamente nulla, perché questa relazione dice che delta U deve essere uguale a Q meno L, per cui se mantengo libero di far diffluire il calore, che cosa ho? Che delta U con A, delta U in questo caso in generale, sarà uguale a delta U con A più delta UB. Questa è l'unica cosa che ci dice il primo principio. E ci dice che ho un flusso in questo verso qua, quindi se la quantità Q è in questo senso, io cosa avrò? Avrò che delta U con A sarà uguale a Q e delta U con B sarà uguale a meno Q, per forza, perché la somma di queste due quantità deve essere zero, la variazione di energia deve essere zero, perché l'energia di un sistema isolato non può cambiare. Ci siete su questo? Perché è ovvio, il primo principio ci dice che questo è un sistema isolato, è composto, quindi Q meno L, Q è uguale a 0, L uguale a 0, quindi il delta U del sistema isolato è uguale a 0. Poiché vale la proprietà additiva, posso dire che U con A più con B non può che cambiare, quindi può rimanere sempre semplicemente costante, e quindi delta U con A più delta U con B sarà uguale a 0, e quindi evidentemente vale questo. Ci siete? Dubbi? E però, diciamo, tra l'altro potrebbe valere anche, diciamo, l'inverso, potrebbe valere anche, diciamo, che là, diciamo, invece il calore va in questo senso, quindi che delta U con A sarà uguale a meno Q e delta U con B sarà uguale a Q, anche questo, diciamo, funziona comunque, il primo principio, Vi trovate, funziona, quindi potevo anche scrivere delta U con A uguale a meno Q in questo caso e delta U con B sarà uguale a più Q. Anche ancora una volta il primo principio è questo e quindi funziona ancora, quindi posso tranquillamente dire che dal primo principio o l'energia se ne va da A verso B o da B verso A indipendentemente dalla temperatura T con E T con B. E invece so che, diciamo, dall'evidenza pratica so che non è così. Siete? Quindi voi non sapete che cosa è che non vi spiega il primo principio. Non vi spiega la direzione dei fenomeni. Cioè non vi spiega se avete un sistema come di questo tipo, va, diciamo, l'energia fluisce da A verso B o da B verso A, ma non solo. Non sapete neanche se io, diciamo, qua stacco il chiavistello da questo mio setto. Se la pressione P con A è maggiore della pressione P con B, e io posso dire ancora una volta, il lavoro può essere compiuto su un sistema oppure può compiere, diciamo, il sistema, diciamo, sull'altro sistema lavoro. Quindi posso andare sia a ricomprimere ulteriormente questo sistema, sia a farlo espandere. Ancora una volta il primo principio non mi dice nulla, perché so soltanto che delta U totale è uguale a zero e quindi comunque soltanto fluisce il lavoro, ma può andare in un modo o andare in un altro. Quindi che cosa significherebbe? Significherebbe che per il primo principio io il sistema che ha pressione più bassa va a comprimere quello a pressione più elevata, cosa che, diciamo, che è evidentemente in contrasto con la realtà.
ancora un'altra cosa, quindi limite e primo principio sono: uno, qualità delle energie non ci dice nulla; due, non ci spiega la direzione dei fenomeni; tre, ancora un altro problema, non ci spiega dove ci si ferma. Qual è la posizione di equilibrio? Quando il sistema A finirà di, diciamo, fornire energia al sistema B? Quando, dove si fermerà il nostro setto? In quale condizione? Ovviamente tutto questo il nostro primo principio non ce lo spiega. Siamo costretti a rendere un po' più complessa la nostra trattazione. Vediamo come. Allora, intanto, diciamo, io nelle prime lezioni vi ho parlato di una grandezza, vi ho già promesso di qual era la soluzione del nostro problema. In realtà i termodinamici per trovare questa soluzione hanno impiegato numerosi anni, grazie prima ai lavori di Carnot e poi alla sistematizzazione che ha fatto Clausius. Questo problema con Clausius vede anche una sua formulazione che è assolutamente consistente, che ci consente di dare risposta a questi problemi. La soluzione sta nell'introdurre una grandezza che abbiamo denominato entropia. L'abbiamo già detto che esiste, l'abbiamo postulata l'esistenza di questa grandezza. Ne diciamo già delle prime lezioni di termodinamica. Avete già imparato anche a calcolarla in funzione di altre termodinamiche. Quello che non abbiamo ancora capito è il significato fisico di questa grandezza, uno. E due, la cosa importante, quali proprietà ha. Allora, io potrei utilizzare due approcci. Il primo approccio è un approccio sperimentale, cioè da questa formulazione potrei trovarmi le proprietà dell'entropia. Oppure posso fare il contrario, postulare l'esistenza di questa grandezza, come abbiamo fatto già dalle prime lezioni, e poi dimostrare che con questa grandezza ho la possibilità di spiegare i fenomeni reali. E quindi ho un'evidenza reale fenomenologica che non mi contraddice le proprietà che io vado ora a postulare. Ed è quello che noi facciamo nell'approccio del vostro libro. Cioè l'approccio postulatore. Ovviamente sono del tutto equivalenti da questo punto di vista. Cioè, o parto dalla base, dall'esperimento, e dimostro che l'esistenza di questa cosa, oppure postulo l'esistenza di questa grandezza e dimostro che non è in contraddizione con l'esperienza. Allora, innanzitutto, la grandezza entropia, abbiamo già dato alcune informazioni su questa grandezza. Abbiamo detto che è una grandezza estensiva, quindi vale la proprietà additiva. Quindi, il primo aspetto, ricordiamocelo, per l'entropia vale la proprietà additiva. Quindi se i miei due sistemi A e B voglio conoscere la S totale, basta che faccio S con A più S con B. Seconda proprietà qui è la cosa un po' più complessa, ascoltatemi bene, è questa: se io ho un sistema isolato come questo, alla rimozione dei vincoli interni la variazione dell'entropia assume sempre valori crescenti e assume all'equilibrio il valore massimo compatibilmente ai vincoli non rimossi. Che vuol dire questo? Troppe cose. Allora, vuol dire questo: se questa è l'entropia, noi l'italiano è un po' complesso, ma il modello matematico è semplicissimo. Vuol dire che se io ho un grado di libertà, levo il chiavistello, oppure levo il setto adiabatico, quindi ho un qualunque grado di libertà R, cosa vuol dire? Che l'entropia crescerà fino a raggiungere un punto di massimo che è quello compatibile al vincolo che ho rimosso. Se il vincolo che ho rimosso è il vincolo R, lo spazio, piuttosto che la diabaticità, vuol dire che nella mia formulazione dovrò trovare che l'entropia raggiunge questo valore qua, cioè il valore massimo, e quindi le condizioni di equilibrio alla rimozione del vincolo che ho levato, quindi R, sono tale che il sistema, se sta qua, si muove verso di qua e raggiunge questo valore massimo, cioè l'entropia ha questo valore, quindi mi trovo in questa condizione termodinamica. Quando io andrò a levare il mio vincolo, il mio grado di libertà, questo punto si muoverà, ovviamente con S crescente, vedete, S sta crescendo, fino a raggiungere il punto di massimo, dopodiché mi fermo, quella è la condizione di equilibrio, chiaro? Quindi questa è una proprietà della mia grandezza entropia. Molto più semplice vedere sul grafico, no? Allora, quindi, che cosa posso dire? Che
postulato mi dice, guardate, ripeto, adesso ve lo ripeto, la formulazione, che in un sistema isolato, ricordiamo il sistema isolato che è importante, perché qualche volta voi vi dimenticate che questa grandezza assume il valore massimo in un sistema isolato, non è detto che un sistema chiuso debba assumere il valore massimo. Chiaro? In un sistema isolato, poiché non c'è nessuno che interviene e viene dall'esterno, quindi un sistema chiuso io posso prendere il dito e vi faccio salire il gessetto e dico sale da solo, no, sarebbe qualcuno con un filo di nylon che lo fa salire, quindi c'è il trucco. Qua nel sistema isolato trucco non ce ne sono, quindi per forza cadere, non c'è uno che vi può far salire il gessetto, giusto? Quindi ricordatevi questa cosa. Allora, in un sistema isolato, la variazione dell'entropia che io avrò non può che massimizzare, che cosa? Quindi andare a trovare il valore massimo compatibilmente al vincolo che sto muovendo. Per cui se io c'ho un altro vincolo che mi potrebbe dare una S ancora più grande, se io non lo rimuovo, non può arrivare lì. Bene? Quindi non è che è il massimo dei massimi, è il massimo compatibilmente a quel grado di libertà su cui io sto lavorando. Bene? È come sulla porta, no? Cioè se io prendo la porta che è chiusa e vi lascio un grado di libertà che praticamente è mi consente alla porta di trovare il valore massimo, la porta si fermerà così se ho inclinata, certo, ma se io prendo il cardine, gli stacco il cardine, quella se ne va ancora più giù, giusto? Quindi compatibilmente ai vincoli che ho rimosso, ho levato soltanto la teta nel grado di libertà, quindi quello raggiungerà la teta, quindi il valore di teta compatibile che dà il valore massimo dell'entropia relativamente al vincolo che ho rimosso, ho levato il chiavistello, si fa muovere la porta così. Poi se io vi levo il cardine, ho un altro vincolo che vi sto levando. E quindi io posso levare n vincoli, in questo caso i vincoli nel sistema semplice di PT sono due. Quali sono? Uno è quello di adiabaticità e l'altro è di parete rigide e fisse. Quindi adesso noi che faremo? Metteremo tutti e due questi vincoli, li cambieremo e vedremo un po' come cambiano. Quale sarà il valore S massimo del tuo sistema? Quindi adesso mi è chiaro cosa vuol dire la seconda proprietà? Perfetto. Terza proprietà della grandezza entropica. Terza proprietà la seguente. L'entropia è una grandezza crescente dell'energia. Quindi se io ho la derivata dell'S rispetto a U, o anche... posso anche fare la derivata dell'S piccolo rispetto a un piccolo, vale la stessa cosa. Questa, se è una funzione monotona crescente, vuol dire che questa deve essere per forza delta S maggiore o uguale di 0. Nella realtà è uguale a 0 quando al punto 0, quindi nelle condizioni di temperatura assoluta pari a 0. Quindi quando la derivata si annulla vuol dire che si annulla pure l'energia, perché non annulla la temperatura. Quindi a questo punto con queste proprietà della grandezza entropia, io posso andare a studiare quel sistema composto isolato che ho fatto lì sopra, ho disegnato lì sopra, per cercare di capire meglio se questa grandezza entropia, così come noi l'abbiamo espressa, ci riesce a spiegare quelle cose che noi non riusciamo a spiegarci prima. Andiamo a vedere. Allora, vi ricordo che noi abbiamo scritto le due relazioni che abbiamo scritto che ci possono aiutare a valutare le variazioni di entropia, sono le due relazioni di Gibbs. Quindi abbiamo scritto la prima, du ds piccolo, uguale a du su P più P dB su T, e l'altra, la seconda equazione invece, che tiene in conto anche dell'entalpia, e la sfrutteremo non oggi ma nelle future formulazioni, meno V dP su T. La prima è quella che utilizzeremo sui sistemi chiusi. Andiamo a vedere che cosa possiamo fare con questa relazione. Allora, la prima cosa che faccio è
Allora, se io ho che il sistema composto isolato ha S uguale a S con A più S con B, io diciamo, devo necessariamente, diciamo, se voglio valutare questo delta S, posso per esempio diciamo, iniziare a fare una sola, rimuovere un solo grado di libertà alla volta. Quindi facciamo che tra le due cose io inizio a scegliere, cioè tra i due gradi di libertà che ho, inizio a scegliere solo il primo grado di libertà che mi consente soltanto di far passare energia in modo calore ma non in modo lavoro tra i due sistemi. Quindi sto soltanto levando il setto, diciamo, isolante, ma non sto levando il chiavistello, quindi non sto rendendo possibile il movimento di questo setto, va bene? In questo caso il sottosistema, diciamo, si caratterizza da che cosa? Allora, nel primo caso si caratterizzerà S con A da un valore di U con A e un valore di B con A, e nel secondo caso ovviamente S con B da un valore di U con B ed un valore di B con B. Va bene? Andiamo a vedere questi due valori. Allora, B con A, che cosa posso dire di B con A? B con A resterà costante in questo caso. Ci siete? Cioè, se io non levo il chiavistello, il volume B con A resta, diciamo, assolutamente costante. Questa stessa trattazione, ragazzi, diciamo, io non ricordo se sul vostro testo avete fatto per unità di massa oppure in modo estensivo. È la stessa cosa. Cioè, o la fate per unità di massa o la fate in modo estensivo, alla fine, per dire, il risultato è lo stesso, però dire, la faccio nel modo più semplice a voi possibile, senza fare troppi passaggi. Però lo potete fare sia uno che l'altro, funziona lo stesso. Ora, B con A che cosa vi dice? B con A quale costante? E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che D B con A sarà uguale a 0. Cioè la variazione di B con A è uguale a 0. Se io non posso far cambiare il mio diciamo, volume, è evidente che la variazione di B con A sarà nulla. U con A, diciamo, invece, a questo punto mi aspetto che varia, giusto? Se ho detto che posso far fluire il calore, non so dove fluisce, ma so che, diciamo, che c'è una ripartizione del calore se io levo il vincolo di adiabaticità. Quindi o da A va verso B o da B va verso A, ma sicuramente l'energia interna cambierà nel momento in cui levo questo vincolo. Allora posso introdurre una funzione di ripartizione. Quindi se io chiamo R la funzione di ripartizione dell'energia, va bene? Questa funzione di ripartizione dell'energia, posso dire che in questa prima condizione avrò che il valore di R sarà un valore che sarà il 10%, il 20%, quello che volete, potete partire da qualunque condizione termodinamica. Supponiamo che fatto 100 l'energia di quel sistema, supponiamo che il 70% sia da un lato e il 30% sia dall'altro lato, va bene? Quindi supponiamo sia la stessa massa, la stessa, quindi più giusto per semplicità, se c'è un chilogrammo di ossigeno e un chilogrammo di ossigeno. Se ho da un lato ho, diciamo, che sto a 1000 Kelvin e dall'altro sto a 300 Kelvin, mi aspetto che l'energia interna di una, diciamo, della parte sia più grande dell'altra. Avete già fatto i calcoli di energia, no? Allora supponiamo quindi che questa ripartizione sia tale che questo coefficiente sia un coefficiente R generico, che però cambia nel momento in cui io levo il vincolo di elasticità. Quindi detto R è un coefficiente che varia tra 0 ed 1, cioè R non è nient'altro che il rapporto tra U con A e U, giusto? Quindi definito R come rapporto tra U con A ed U, evidentemente ho parallelamente, che cosa ho fatto? Ho anche definito U con B, giusto? Per cui potrò dire che dall'altro lato che V con B sarà uguale ovviamente sempre a 0, è costante, e potrò dire che U con B sarà uguale a che cosa? A 1 meno R per U, cioè la restante parte di R sta nel sistema B, giusto? Cioè se questo sta, il 70% dell'energia sta qua dentro, il 30% sta dall'altro lato. Beh. Detto questo, allora posso andare a scrivere il differenziale di queste grandezze, quindi posso dire che il D U con A sa quanto sarà uguale. U nella mia trasformazione cambia, ragazzi, la U totale,
cambiano, cioè modulo totale, delta 1 da 0, giusto? Quindi, evidentemente, nel differenziale questo cosa sarà qua? U esce fuori e quindi sarà U perde R, giusto? Quindi se io faccio il differenziale di RU, U è una costante, quindi se ne va fuori e quindi resta U per R. State guardando come marziani, se una cosa faccia derivare una costante per x, io x al quadrato, la costante se ne va fuori, faccio diciamo la derivata del pezzo che ci dice, la stessa cosa. Quindi una costante me la porto fuori e quindi resta U di R. Allo stesso modo posso fare da quest'altro lato, quindi dall'altro lato cosa ho? Vb con le costanti, quindi ho d vb uguale a 0. E d u con v sarà uguale a che cosa? Fa qua 1 meno r e quindi 1 se ne va, quindi diventa meno u dr. A questo punto vado a, diciamo, sommare le due cose e quindi vado a mettere la relazione che avevamo scritto prima e quindi vado a scrivere che du è uguale a du con a più du con b, e questo diciamo lo posso, vabbè, è inutile che lo posso scrivere ma non mi serve niente, e questo abbiamo detto è uguale a 0, e invece ds, questo mi serve, è uguale a ds con a più ds con b. Quindi la variazione dell'entropia che a me adesso interessa capire sarà uguale per la proprietà di diva, poiché S è uguale a S con A più S con B, è chiaro che DS sarà uguale a DS con A più DS con B, giusto? Ma adesso io queste le so calcolare, perché ho Gibbs, quindi posso scrivere che cosa? Questo è uguale DS con A, come la posso scrivere? Allora, ricordiamoci Gibbs, du su t, quindi il primo è uguale a d u con a su t con a più p con a su t con a d v con a più ds con b, quindi du con b su t con b più p con b su t con b per d v con b. Allora d v con b e d v con a come sono? Sì, non le ho fatti muovere, quindi queste e queste se ne vanno, e d u con a su d u con a e d u con b. A questo punto posso anche mettere la mia funzione, posso metterla lì dentro, cancelliamo qui e continuiamo. Quindi ds sarà uguale, du con a metto u dr, quindi sarà uguale ad u per dr su t con a, meno u dr t con b. Posso mettere qualcosa in evidenza, certamente. Quindi posso scrivere questo uguale ad u per 1 su t con a meno 1 su t con b che moltiplica dr. Allora ragazzi, che cosa mi dice il postulato entropico? Quale sarà a questo punto la condizione di equilibrio? Sarà quella che porta il ds progressivamente sempre ad aumentare, va bene? E arriverà in una posizione di equilibrio in cui avrò il mio punto, che è il punto di massimo. Qual è il punto di massimo matematico? DS su DR sarà uguale a U per 1 su T con A meno 1 su T con B, e sarà uguale a 0.
Quindi vuol dire che se io mi ritrovo qua, come vi stavo dicendo prima, questo andrà per il postulato entropico a salire, salire, salire fino a fermarsi in questo punto. Vediamo questo punto a cosa corrisponde termodinamicamente. A questo punto, diciamo, so che la matematica mi dice questo. U è, diciamo, è diverso da zero, certo che è diverso da zero. E quindi questo deve essere uguale a zero. E se questo deve essere uguale a zero, qual è la condizione di equilibrio? Quella di T con A uguale a T con B. Quella che so vera dal punto di vista sperimentale. Cioè, io, cioè, che cosa avrò? Avrò che il DS aumenterà, 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 fino a raggiungere quel punto, che è il punto di massimo, in cui si annulleranno i potenziali, diciamo, di energia, diciamo, quindi il potenziale di temperatura. Quindi avrò che le due temperature dei due corpi, diciamo, saranno praticamente uguali. Le due sistemi saranno uguali. E questo ovviamente è la dimostrazione pratica che quella, che questa funzione, questa, diciamo, questa proprietà termodinamica mi spiega la direzione, sia la direzione, quindi in quale direzione sta andando, sia dove si ferma, sia il punto di equilibrio. Quindi mi dà le due informazioni che prima erano mancanti nel primo principio e che adesso invece trovo evidenza in questa formulazione. Andiamo, diciamo, a vedere anche l'altro aspetto, perché il sistema, diciamo, il sistema semplice PVT ha due gradi di libertà, non uno. Quindi abbiamo il primo grado di libertà, era questa, diciamo, la temperatura, e quindi avevo l'isolamento tra i due corpi. Ho un secondo grado di libertà che è dato invece dal vincolo di pareti rigide fisse. Andiamo a vedere che cosa succede quando cambio anche la seconda. In questo caso ovviamente io devo introdurre una funzione di ripartizione anche del volume, perché il volume nel primo caso cambiava, non cambiava, in questo caso cambia. Quindi analogamente a prima farò V con A uguale a V per R con V. A questo punto mi conviene mettere un pendice U con A, sempre lo stesso ovviamente, sarà uguale ad U per R di V. Con B, B con B sarà uguale a V per 1 meno RD, U con B sarà uguale ad U per 1 meno R di U. Che mi devo aspettare, ragazzi, in questo caso? In questo caso qualcosa di un po' più complesso rispetto a prima, perché ho due variabili, una R con U e un'altra R con V, e ho la funzione S che cambia. In questo caso ho qualche cosa di questo tipo, una superficie, e avrò ovviamente, se il punto si trova in questo punto qua, qui, questo mi andrà a crescere sempre, ad aumentare fino a raggiungere questa volta il massimo di tutte e due le funzioni. Cioè, mentre prima dove stavo stavo, che cosa poteva succedere? Che potevo stare qui in termini di RV. E quindi in termini di RV io mi andavo a prendere il massimo relativo, quindi andavo a prendere questo massimo qua, perché questo era il massimo che andavo a prendere, se facevo cambiare solo R con U, o rispetto, anzi facciamo così, R con U, è più facile a disegnare anche. Cioè fissavo l'R con V, questa è la funzione di ripartizione volume, e andavo a prendere il massimo che stava qui dentro, giusto? Cioè taglio questa superficie e andavo ad a questo punto mi trovo una curva. Ragazzi, vi trovate? Fa un po' schifo il mio disegno, ma penso si debba capire, no? Se io taglio questa patata, la taglio non sul punto in cui c'è il massimo vertice della patata, ma in altri punti, evidentemente c'è un massimo relativo qua, giusto? E lì mi si fermava. Quindi qualunque era la ripartizione di volume, in quel caso mi si fermava, diciamo, soltanto in quel punto. È chiaro che adesso è come nel caso della porta, sollevando sia il primo vincolo sia il secondo vincolo, tutti e due insieme. Quindi voglio sapere il massimo dei massimi. Beh, ok. Perché i vincoli rimossi sono rimossi tutti e due, sia il vincolo di adiabaticità sia il vincolo di pareti rigide e fisse. Quindi ho due funzioni, diciamo, due gradi di libertà e due ripartizioni necessarie, diciamo, che avverranno nel mio sistema isolato. Andiamo a scrivere la nostra funzione, quindi de V con A sarà uguale a V per de
DRD, DE U con A sarà uguale a U per DR con U, DE V con B sarà uguale a meno V per DRD e DE U con B sarà uguale a meno U per DR con U. Vado a sostituire in cui nella relazione di Gibbs del sistema composto isolato, e che cosa avrò? Che DS sarà uguale a DS con A più DS con B, quindi sarà uguale a, abbiamo detto, DU con A su T con A più P con A su T con A per DV con B, V con A, più DU con B su T con B più P con B su T con B per DV con B. Questa sarà uguale, questa volta non posso più levare il DV non li posso più levare, devo andare a sostituire, quindi questa sarà uguale a che cosa? DU con A su T con A, io metto U, lo posso anche mettere in evidenza stavolta, cioè, evitatemi di fare due passaggi. U per che cosa? 1 su T con A meno 1 su T con B per DR. DR, questa volta dobbiamo mettere anche l'R con U, la funzione di partizione U, che prima era una sola R, un solo grado di libertà, adesso abbiamo due gradi di libertà. Più, attenzione perché qua ho l'area funzione V che moltiplica cosa? P con A su T con A meno P con B su T con, su, T con B che moltiplica DR con B. Qual è il massimo dei massimi? E diciamo, ovviamente devo annullare quindi la derivata, non la devo fare più soltanto alla R e basta, ma la devo fare sia rispetto a R con U sia rispetto al DRB, e tutte e due ovviamente devono essere nulle, quindi devo annullare sia questo sia questo, bene? Cioè i due coefficienti li devo annullare entrambi. E quando è che, diciamo, si annullano entrambi, ragazzi? Non solo quando T con A è uguale a T con B. Quindi T con A è uguale a T con B, primo coefficiente, P con A è uguale a P con B, secondo coefficiente. Quindi la condizione di equilibrio che, diciamo, che trovo, quindi la condizione del massimo della funzione di entropia compatibilmente ai vincoli che non ho rimosso, è sostanzialmente questa. Bene, compatibilmente ai vincoli non rimossi, perché io potrei pure levarlo completamente, setto, una terza cosa, giusto? Cioè io adesso mi sto facendo vedere solo alcune cose. Io poi, diciamo, potrei dire, ah, ma mettiamo il caso, questo non ve lo spiego perché stiamo facendo la trigonometria semplice, supponiamo qua c'è ossigeno e qua c'è azoto, e poi levo il vincolo, levo proprio, la terza cosa. Che cosa succede secondo voi? L'ossigeno rimane a destra e l'azoto rimane a sinistra? No. Cosa c'è? Scolamento. Quindi c'ho una ulteriore DS che è funzione della composizione chimica. Questo tra l'altro vi aiuta anche a capire il significato fisico dell'entropia, che spesso, diciamo, si trova in alcuni testi che voi non riuscite a cogliere appieno, perché cogliete soltanto relativamente ai sistemi semplici PBT cosa accade. Ma relativamente alle composizioni chimiche, quindi alla, diciamo, all'aspetto non solo termodinamico ma anche chimico, l'entropia è una grandezza estremamente importante, perché vi spiega anche la direzione dei fenomeni chimici oltre che la direzione dei fenomeni termodinamici. Però dovremmo mettere i potenziali chimici per poter ovviamente capire anche questo, però, diciamo, questo, l'aspetto, diciamo, della
del, diciamo, semplicemente di levare il setto senza fare reazioni chimiche, che diventerebbe ancora più complesso, solo semplicemente il mescolamento, che cosa vi fa aumentare l'entropia? Il disordine. Cioè, se voi, diciamo, avete il massimo disordine, avete il massimo dell'entropia. È quello che io spesso dico, diciamo, nell'interno del mio studio, che generazione entropica in questo studio, perché c'è il massimo del, diciamo, del disordine. E quindi, ovviamente, se entriamo nelle stanze delle persone disordinate, vedo diverse persone sorridere, potete dire: ah, che entropia qui. Perché diciamo, evidentemente, diciamo, quando andate a massimizzare l'entropia, non solo andate a eguagliare la temperatura, non solo andate a eguagliare la pressione, ma andate anche ad aumentare il disordine. Quindi l'universo, che è un sistema isolato, verso, secondo voi, verso cosa evolve? Adesso possiamo estrapolare da questo discorso in cui sto facendo due sistemi semplici di questo tipo, potremmo andare sull'universo, è un sistema isolato. Quindi che cosa, verso cosa evolve secondo voi? Verso un sistema che ha la stessa temperatura, va bene? Lo stesso potenziale, lo stesso mescolamento di tutto, quindi una pappa primordiale in cui tutto ha la stessa temperatura, tutto la stessa pressione, tutto la stessa, diciamo, composizione chimica, cioè è tutto uguale, non c'è possibilità di scambio. Questa, diciamo, situazione venne denominata dai filosofi che andarono un po' a elaborare le teorie di Clausius come morte entropica dell'universo, cioè se anche dovesse, diciamo, vivere il figlio del figlio del figlio del figlio, dopodiché, diciamo, dopo che l'ultimo uomo morirà, dopo che l'ultimo animale morirà, diciamo, non ci sarà più nessuna, diciamo, possibilità di variazione di energia, perché i sistemi biologici, per poter comunicare, poter relazionare, poter vivere, hanno bisogno di variazione di energia. Evidentemente la morte entropica, la fine del mondo, sostanzialmente, ragazzi, quello dove, diciamo, quando non ci sarà più nulla di nulla, dovrebbe essere il massimo dei massimi dell'entropia, va bene? E il sistema evolve verso questo, cioè se noi andiamo a vedere, diciamo, tutti i sistemi evolvono verso il massimo dell'entropia. Non vi deprimete, perché prima di che arriveremo alla morte entropica dell'universo, ci sarà una morte nostra biologica che è sempre una massimizzazione dell'entropia, va bene? Quindi potremo vedere le implicazioni sia filosofiche sia anche, diciamo, non strettamente connesse alla nostra materia, della grandezza entropica. Noi ovviamente rimarremo rigorosamente all'interno del nostro sistema semplice PBT, perché le cose diventano ovviamente un po' più complesse. Ma capite che i vincoli possono essere tanti, i vincoli che possono andare rimuovere. E quindi questo significato dell'entropia addirittura in comunicazione, cioè in TLC, viene utilizzata la grandezza entropia proprio per riuscire anche a capire, diciamo, questi aspetti che, diciamo, riguardano i soldi, quando il segnale, cioè, il rapporto segnale rumore, cos'è? Allora, 5 minuti, 2 minuti di pausa,